l'assessore appunto sociale del Comune di Schio e noi siamo intervenuti in questo progetto come partner, soprattutto in relazione ad un finanziamento che era legato a Casa Bachita. Casa Bachita, che è un centro di accoglienza che fornisce vita e alloggio a persone che si trovano in una situazione di disagio principalmente abitativo, ma non solo quello, perché poi sono disagi legati a problemi di tossicodipendenza, piuttosto perdita del lavoro, disabilità di ogni tipo. Casa Bachita però non dà solo vitto alloggio, in realtà Casa Bachita fornisce anche un importante servizio mensa e non solo, anche dei laboratori per le persone, per gli ospiti della casa stessa. In realtà la necessità di reperire eccedenze alimentari e di distribuirle appunto all'interno della casa stessa e con varie collaborazioni, parlando con vari partner, c'è sempre stata, oggi come oggi ancora di più di prima, anche perché i pasti sono tantissimi. Nel 2014 i pasti distribuiti mi pare siano stati intorno agli 11.000 tutto l'anno, insomma, tra pranzo e sera. Perciò c'è la necessità sicuramente di portare avanti questo centro di accoglienza che fornisce vari servizi e anche questo servizio mensa. E in più anche la volontà di coinvolgere gli ospiti in un'attività che può essere quella appunto di organizzazione e di gestione di questa rete, poi di distribuzione del cibo che poi si riesce poi a ottenere. Che poi in realtà non riguarda solo il cibo, riguarda anche alimenti, farmaci, comunque delle eccedenze che, come dicevi prima, giustamente andrebbero perse, che sarebbero uno spreco, che magari non hanno più un valore commerciale, però hanno comunque un valore ed un'utilità. La difficoltà è quella di mettersi in rete, perché come si diceva prima, sono tantissimi gli operatori che in un ambito o nell'altro agiscono, si danno da fare e ogni giorno portano sicuramente il loro aiuto, il loro aiuto in queste situazioni di bisogno che stanno sempre più aumentando, che si stanno sempre più palesando. Però il problema è riuscire a mettersi in rete. Per mettersi in rete ci vuole l'aiuto e il lavoro di tutti. Questo è un progetto che sicuramente fornisce là, che dà là. È bello appunto vedere anche non solo la disponibilità delle associazioni e delle cooperative che sono generalmente coinvolte in questo tipo di attività, ma anche ad esempio l'URSS sempre presente in questa cosa, che non è poi così scontato, insomma, perché anche l'URSS ha messo un bel finanziamento anche qui, insomma. Sappiamo che ci tiene a Casa Bachita, però è importante dirlo. Noi abbiamo anche, tra l'altro, l'esigenza di esserci per varie ragioni. Una, perché comunque ci sarebbe la speranza, la volontà di sistemare questo centro di distribuzione di alimenti o quant'altro presso la vecchia Casa della Salute, cioè la Casa della Salute del ospedale, ci piacerebbe. E poi anche per il fatto che buona parte delle associazioni gravitano anche intorno a Schio. E poi ci sono anche tante nuove realtà, di cui per esempio il signor Rambert, ad esempio, si fa sentire, hanno voglia di mettersi in gioco e fornire il proprio aiuto, la propria idea, i propri mezzi per venire incontro magari appunto a persone che si trovano in varie situazioni di disagio. Sicuramente prima di tutto quelle che non hanno una dimora e che hanno anche difficoltà a reperire alimenti e le cose basilari della vita di ogni giorno. Perciò noi siamo qui a discutere adesso delle possibilità di mettersi in rete, di creare una rete in questo senso. E mi rendo conto che non è semplice l'organizzazione, non è semplice soprattutto parlarsi tra associazioni,